Attenzione, il film raccontato in questo video è molto cruento. Si consiglia la visione a un pubblico adulto. Il film si apre nella prigione di Busch Tight, una struttura di massimo livello situata nella regione sudoccidentale degli Stati Uniti. È gestito da un direttore controverso di nome Bill Boss, noto per i suoi modi crudeli e sadici di trattare i detenuti. È anche un cannibale hardcore, che non vede l'ora di consumare carne umana. Nella scena iniziale, è accompagnato dal suo contabile, Dwight Butler, mentre guardano un film raccapricciante chiamato The Human Centipede 2. Dopo la fine del film, Bill si lamenta che era molto noioso e infantile, ma la sua assistente Daisy dice che le è piaciuto moltissimo. Lei aggiunge anche che le preferenze cinematografiche di Bill sono strane. Questo fa arrabbiare così tanto il crudele direttore che ha uno sfogo odioso, sostenendo che alle donne non dovrebbe essere permesso di esprimere la propria opinione. Dopo un po', Bill e Dwight vengono convocati in una cella, dove apparentemente un detenuto ha ucciso qualcuno. Mentre camminano per i corridoi, Dwight rivela che la loro prigione ha le più alte spese, i più alti tassi di violenza e i più alti costi medici rispetto a qualsiasi altra istituzione nel sistema correzionale degli Stati Uniti. Avverte Bill che devono agire per migliorare queste metriche, altrimenti saranno sostituiti dal governatore. Tuttavia, Bill ignora completamente il suo consiglio. Arrivati sul luogo dell'aggressione, scoprono che uno degli agenti penitenziari è stato accoltellato da un detenuto. Per questo atto, Bill lo punisce calpestando brutalmente il suo braccio e non si ferma finché l'osso del pover'uomo non viene esposto. Nonostante ciò, il detenuto giura di ripetere le sue azioni una volta che le sue ossa saranno guarite. Poi, all'improvviso, tutti i prigionieri iniziano a mancargli di rispetto dalle loro celle. Tutti si uniscono in un coro assordante, gridando che merita di essere ucciso a causa dei suoi atroci atti di violenza verso i prigionieri. Quando le urla diventano ancora più forti, un Bill infuriato si scaglia contro di loro sparando senza meta con la sua pistola. Urla anche a squarciagola che merita rispetto. Al ritorno nel suo ufficio, Bill propone la reintroduzione dei metodi di tortura medievali, e ne elenca alcuni. Poco dopo, Daisy entra nella stanza portando un pacco per Bill, e Dwight chiede del suo contenuto. Bill rivela che si tratta di un barattolo di sottaceti di organi femminili essiccati appositamente importati, che consuma per una maggiore forza. Non molto tempo dopo, Bill riceve una chiamata minacciosa, che lo avverte che uno squadrone della morte sta arrivando a ucciderlo. Questo lo fa andare in panico, quindi chiude frettolosamente la porta e si nasconde sotto la scrivania. Lui crede che la chiamata questa volta sia reale, il che implica che è stato minacciato in precedenza. Dwight, invece, rimane impassibile e richiama il numero. Un agente dall'altra parte lo informa che uno dei detenuti ha fatto uno scherzo telefonico utilizzando un numero di telefono falso. Quando Bill viene a sapere di questo, è consumato dalla rabbia e ordina agli agenti di tenere in custodia il detenuto. Come punizione, sceglie di gettare brutalmente 3 secchi di acqua bollente sopra la testa della vittima. Più tardi quel giorno, il governatore arriva per discutere la questione scottante della violenza in rapido aumento nella prigione. Ordina a Bill e al suo contabile di porre fine a tutto ciò e li avverte che saranno licenziati se non riusciranno a farlo entro le prossime 2 settimane. In un impeto di rabbia, Bill scatena una sfuriata di volgarità contro il governatore mentre se ne va, incapace di contenere la sua frustrazione. Nonostante l'avvertimento del governatore, Bill rimane testardo e incrollabile nel suo desiderio di mantenere il controllo sulla prigione e imporre il proprio marchio di giustizia. Come parte dei suoi metodi contorti di punizione, Bill ordina a Dwight di mandare fuori i prigionieri nel caldo soffocante del cortile. Come al solito, i detenuti sono chiassosi e indisciplinati, ignorando i comandi di Bill al megafono. Quando annuncia però che uno di loro sarà scelto per subire la castrazione, la maggior parte di loro tace. Seleziona quindi il detenuto che in precedenza aveva parlato male di lui e procede lui stesso a compiere il brutale atto di castrazione. Dopo aver completato la macabra procedura, Bill si lava la faccia con il sangue della vittima, mostrando la sua totale mancanza di rimorso e un contorto senso di soddisfazione. Continua consumando perfino i testicoli della vittima, considerandoli una fonte di energia. Nella scena seguente, Bill fa visita ai prigionieri che stanno ricevendo cure mediche in clinica, insieme a quello che lui stesso ha castrato. Mentre esamina il detenuto, informa il medico che dal giorno successivo effettueranno la castrazione di massa su tutti i detenuti. Più tardi quella sera, Dwight propone una soluzione a Bill per migliorare le spaventose spese della prigione e i tassi di violenza. Suggerisce di cucire insieme la bocca e il sedere di tutti i prigionieri, per formare un enorme 1000 piedi umano che servirebbe come ultimo deterrente al crimine. Dwight rivela anche che Daisy ha parlato con i registi di Human Centipede 2, che hanno ricevuto la conferma dall'OMS che è clinicamente accurato. Tuttavia, Bill trova l'idea impossibile, quindi licenzia con rabbia Dwight dalla sua posizione. Per rappresaglia,
Quest'ultimo lancia parolacce contro Bill prima di lasciare il suo ufficio. Questo fa infuriare così tanto il sadico direttore che afferra il suo megafono e vomita ogni sorta di insulti, anche se nessuno è presente ad ascoltarlo. Successivamente, Bill ha un terrificante incubo in cui è circondato e aggredito dagli stessi detenuti che ha abusato e tormentato. Nel suo sogno, implora pietà mostrando vulnerabilità e debolezza, ma le sue grida di aiuto cadono nel vuoto mentre viene trattato brutalmente dal detenuto che aveva precedentemente castrato. La mattina dopo, Bill si sveglia con la notizia che Tom Six, il regista di The Human Centipede 2, sta arrivando alla prigione. Anche Dwight ritorna e fa un'ultima supplica a Bill di considerare la sua idea di un millepiedi umano come modo per scoraggiare il crimine e la violenza nella prigione. Promette di lasciare lui stesso il lavoro se non funziona. Quando arriva Tom, la discussione sul millepiedi umano comincia. Tom presenta un rapporto dettagliato preparato da un chirurgo di Amsterdam per dimostrare l'accuratezza medica e la fattibilità dell'idea del millepiedi. Il medico penitenziario esamina il verbale e ne conferma la validità, spiegando ulteriormente come potrebbe funzionare il millepiedi. Questo alla fine convince Bill, e lui dice sì. Nella scena successiva, Bill decide di mostrare ai detenuti i due precedenti film Human Centipede come monito per ciò che verrà. Una volta che i film finiscono, entra nella stanza e rivela che tutti i detenuti saranno sottoposti alla stessa procedura. Questa rivelazione provoca un immediato tumulto, mentre i detenuti iniziano a reagire violentemente. Inseguono Bill e Dwight nel loro ufficio, dove Daisy viene picchiata fino a svenimento. Dwight convoca rapidamente i soldati armati come rinforzi di emergenza, mentre Bill scappa saltando dalla finestra. Alla fine i rinforzi arrivano e riescono a radunare tutti i prigionieri sul posto. Una volta che la situazione si è calmata, Dwight trova Bill e lo informa delle gravi ferite di Daisy, ma Bill si preoccupa solo di ottenere cure mediche per se stesso. Cammina poi nel cortile della prigione e annuncia che diventerà un inferno vivente per tutti. Successivamente, Bill inizia il suo piano per trasformare i prigionieri in un gigantesco millepiedi umano. Passa di cella in cella, tranquillizzando ogni detenuto e poi assaporando la vista delle guardie che li portano via. La scena si sposta quindi nel reparto medico, dove Bill spiega la procedura dettagliata al dottore. Durante l'operazione, il medico afferma che uno dei prigionieri ha una diarrea esplosiva, a cui Bill suggerisce felicemente di cucirlo al detenuto che aveva castrato in precedenza. Inoltre, i prigionieri incompatibili vengono fucilati e uccisi durante il processo, poiché non soddisfano i requisiti necessari. Più tardi quel giorno, Bill e Dwight fanno visita a Daisy, che ora è in coma. Dwight suggerisce di portarla in un ospedale migliore, ma Bill insiste per tenerla vicino a lui. Il giorno dopo, Bill è ansioso di assicurarsi che il millepiedi umano della prigione si svolga nel cortile dove il governatore potrà vederlo durante la sua visita al carcere, così incarica il suo commercialista di prendere le disposizioni necessarie. Sopraffatti dall'eccitazione, Bill e Dwight si concedono un po' di gioco di ruolo, con Bill che finge di essere il governatore e si congratula con se stesso per l'idea, ma Dwight gli ricorda che è stato lui a proporla. Più tardi, Tom arriva alla prigione per ispezionare il funzionamento del millepiedi umano. Durante il tour delle celle, il gruppo si imbatte in un detenuto mentalmente instabile che sta mangiando i propri escrementi, ed è desideroso di far parte del millepiedi. Bill è infuriato e gli spara subito a morte, poiché non vuole che nessuno tragga piacere da questa grottesca punizione. Successivamente, il trio si reca in sala operatoria dove è in corso l'intervento. Tom guarda mentre i detenuti nel braccio della morte vengono mutilati e cuciti insieme per questo cosiddetto progetto speciale, e gli viene la nausea e vomita a causa della vista orribile. Pochi giorni dopo, il governatore torna in prigione e scopre che Bill e Dwight sono estremamente soddisfatti di se stessi. Chiede cosa hanno fatto per apportare un cambiamento così drastico nel loro atteggiamento, a cui Bill spiega che hanno realizzato qualcosa di grande e unico. Il governatore viene quindi condotto in un ampio cortile dove viene esposto davanti a lui un millepiedi di 500 persone. Bill è estremamente orgoglioso della sua creazione, ma Dwight ha il cuore spezzato quando scopre che Daisy è stata accidentalmente cucita nel millepiedi. Inoltre, hanno anche creato un bruco umano suturando insieme condannati a morte e condannati all'ergastolo. Tuttavia, a differenza del millepiedi umano, gli arti di questi prigionieri sono stati amputati, rendendoli immobili e facendoli somigliare più a un bruco. Il governatore è completamente sconvolto da ciò che sta vedendo. Successivamente, lo portano nella stanza della clinica dove alloggia un detenuto la cui pena è stata scontata. Bill coglie l'occasione per mostrare le ferite minori subite dai prigionieri, il che implica che è un modo umano per punirli. Il governatore però è inorridito da ciò che vede e decide che Bill e Dwight dovrebbero essere puniti con la pena di morte. Percependo il pericolo, Bill tenta di addossare la colpa al suo contabile, ma il governatore non ne vuole sapere.
Non appena se ne va, Bill si rende conto della gravità della situazione e considera di commettere l'impensabile. Il secondo successivo, cambia idea e punta la pistola verso Dwight, incolpandolo di tutto. Proprio mentre sta per premere il grilletto, il medico della prigione entra e inizia a ridere del loro tentativo fallito. Bill, pieno di rabbia, spara al dottore e lo uccide sul colpo. Dall'altra parte, il governatore, dopo qualche riflessione, torna in prigione con un cambiamento di cuore inaspettato. Ora crede che la controversa punizione del mille piedi sia proprio ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno e afferma addirittura che potrebbe aumentare le sue possibilità di essere eletto presidente. Prima di partire, il governatore si congratula con Bill, che ha svolto un ruolo chiave nel trasformare in realtà la punizione del mille piedi. Sopraffatti dalla gioia, Bill e Dwight celebrano la loro vittoria, pienamente consapevoli che i loro posti di lavoro sono ora al sicuro. Tuttavia, mentre Dwight cerca di rivendicare il merito dell'idea, Bill lo mette rapidamente a tacere sparandogli e uccidendolo, in modo che possa prendersi tutto il merito per se stesso. Nella scena finale vediamo Bill in piedi svestito, che guarda il mostruoso mille piedi urlando di gioia estatica per il suo successo. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!